a mettere un balsamo. Don Giuseppe, inviato speciale. El prede Ratanà, 1867-1941, a cura di Luciana Petruccelli, i libri del Casato. Quando Don Giuseppe disse che nessuno di noi era entrato a far parte del gruppo a caso, ma per una ragione precisa, non potevamo immaginare che la scelta era stata fatta in previsione di avvenimenti gravi che avrebbero reso necessari i suoi interventi. E quando avvenne il primo fatto doloroso, ricordammo le sue parole. Qualcuno di voi è venuto in questo gruppo per sapere di più. Qualcuno è venuto perché in quel momento non stava bene di spirito. Qualcuno è venuto perché avrebbe dovuto provare esperienze terribili e quando vi sono ferite sanguinanti è necessario che ci sia qualcuno a mettere un balsamo per lenire il dolore. Fin dall'inizio era stata presente alle riunioni una giovane coppia, molto interessata agli insegnamenti di Don Giuseppe e attenta ai suoi consigli. Alla domanda su come dovevano comportarsi con la figlia minore, a quel tempo un poco ribelle, la risposta fu: «I figli sono il karma dei genitori». Ma questa spiegazione fu data con una particolare inflessione dolente nella voce che, lo capimmo in seguito, celava il vero significato della risposta. Infatti Don Giuseppe aveva già previsto che dopo poco la figlia maggiore, quasi ventunenne, sarebbe morta improvvisamente e non avendo il potere di impedire quella fine già segnata, non ne parlò per non anticipare un dolore inevitabile, ma lo sofferse in silenzio. Fu quella la sua prima occasione di mettere un balsamo sulle ferite di quei poveri genitori distrutti dal dolore.